Di nuovo insieme, SOS Arezzo TV, buonasera. Ciao, Beppe, ciao. Marconi. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, siamo tornati, perché noi non mogliamo, eh. Hai visto, innanzitutto dobbiamo dare l'aggiornamento di quel signore di San Lorentino, hai detto, è venuto fuori un po' di casino. Ho visto. Però sei comune finito promesso. Anche sul Corriere di Arezzo. Ah sì? Eh sì. Che dice il Corriere d'Arezzo? Non l'ho vista l'articolo. Hanno ripreso la storia, la vicenda, e poi il sindaco ha detto perché questo signore si era... manderà un'email al momento in cui SMS. Sì. Al momento in cui starà per scadere il permesso. Questo signore si era dimenticato che era scaduto il permesso triennale per la ZTL, sommerso di multe, le multe gliel'hanno tolte, però ha dovuto pagare le notifiche, e lui diceva: com'è possibile che nel 2017 non arrivi un avviso tipo sul cellulare? E quindi il sindaco ha detto che adesso sarà così, quindi non ci saranno più dimenticanze. Questo per dire che cerchiamo di risolvere le cose, cioè, per quanto possibile, che se no si faccia la sindaco come te, no? Allora, non ti conviene. Bene. Qui la situazione però è più... No, sembra che ci dicono se è tutto finito. Queste sono case popolari, le abbiamo già fatte vedere, residenza pubblica, bellissime, guardate che bellissimo stato, Palazzo del Pero, guarda che begli edifici, avevamo già visto l'altra volta con tanto di antenna parabolica sul tetto, i portoni incelofanati, tutto bellissimo, peccato che è tutto chiusissimo. Opere di abitazione determinate, sì. Addirittura dondolo per i bambini. Sì. Strisce per terra, c'è tutto, sì. Non manca solo niente. Che si aspetta, che arrivi qualche vandalo o qualcuno che lo occupi? Perché sennò ci sono anche gli occupanti, che entrano dentro e poi non li togli più. Sì. Ma sentiamo un po' Arezzo Casa cosa dice. Sentiamo Arezzo Casa perché dovrebbe. Allora, intanto dobbiamo dire che entro. C'era stato detto che entro l'estate sarebbero stati assegnati già con ritardo, perché il comune di Arezzo avevamo trovato i cartelli, le opere di urbanizzazione erano finite, eppure poi era sempre chiuso, e quindi. Siamo a novembre e qui vogliamo far passare l'inverno a caldo a qualcuno. Con visto tutto il bisogno che c'è di case popolari. Emergenza casa. Chiamiamo un attimo Gilberto Dindalini di Arezzo Casa. Adesso lo chiamiamo. Sentiamo un po' che cosa ci dice. Pronto. Eccoci Gilberto, Arezzo TV. Buonasera. Siamo qui con Beppe Marconi a fare questo filmato su queste case bellissime, tra l'altro popolari, qui a Palazzo del Pero. Pensavamo di trovarle finalmente con la gente, invece è tutto ancora da inaugurare. Che succede? Succede che dopo i problemi derivanti alla localizzazione che hanno richiesto tanti anni perché venissero localizzati lì quell'intervento, abbiamo avuto un problema perché l'amministrazione comunale ha avuto difficoltà e ritardi nella realizzazione delle opere di urbanizzazione. L'intervento era iniziato dieci anni fa il finanziamento, l'intervento è iniziato nel 2010, era previsto la chiusura nel 2014, le case sono vuote da ottobre 2015, le opere di urbanizzazione non erano finite e il comune l'ha ultimate di recente e ora non ha ancora terminato la procedura di assegnazione agli utenti. Ci hanno comunicato che hanno difficoltà a reperire gli assegnatari e ancora non è completata l'operazione di assegnazione. Certo, è un po' strano visto che si parla di emergenza casa che non si trovino gli assegnatari. Ma oggettivamente è strano, nel senso che probabilmente questa vicenda è stata seguita con non sufficiente attenzione e quindi c'è tutti questi ritardi. Beppe Marconi, vuoi chiedere qualcosa? No, mi sembra che è stato abbastanza esplicito Gilberto. Veramente si rimane a bocca aperta. Sono i fatti che sono espliciti, non so, io ho fatto la cronaca, potrei essere più dettagliato, ma la sintesi è questa qui, oggettivamente i fatti sono andati in questo modo. Tra l'altro noi avevamo dichiarato sia la precedente amministrazione che la seconda, sia quella che è attuale, che è succeduta, la disponibilità a intervenire immediatamente per fare prima le opere urbanizzazione, però il comune ha ritenuto di farle da solo con i propri uffici, i propri tecnici,
ha impiegato un po' troppo tempo e ne sta impiegando decisamente troppo anche in questa fase di assegnazione. Non è che succede che qualcuno lo occupa abusivamente oppure che c'entra qualcuno che spacca tutto come al solito, no? Ci mancherebbe solo quella, ci mancherebbe solo quella. Io mi auguro e auspico di no. Noi abbiamo assicurato un minimo di vigilanza e un minimo di manutenzione agli impianti, soprattutto nel periodo invernale, perché abbiamo già passato due inverni, abbiamo fatto girare gli impianti per evitare i possibili danni giustamente dalle gelate invernali. Ora speriamo che questo ci pensano direttamente gli assegnatari. Ci hanno, dal comune hanno detto che nel mese di novembre dovrebbero ultimare le procedure. Dai, speriamo di fare un bel regalo di Natale a qualcuno, dai, che ce n'è bisogno. Me lo auguro, perché in un periodo che sembra che le attenzioni siano più rivolte a mettere fuori dalle case, io appartengo ancora a una categoria di persone che prova soddisfazione quando riesce a mettere dentro le case le persone, non a metterle fuori. Mi sembra giusta la tua opinione. grazie al presidente di Arezzo Casa, presto, grazie. Ciao, grazie. Bene, era Gilberto Dindalini, è stato molto chiaro. Direi a questo punto che magari nei prossimi giorni facciamo un'altra telefonata e sentiamo l'assessore Nisini. Competente, cosa ci se dice? Ci dice che allora se ci muoviamo oppure no, perché esatto. Sennò qui le pastoie burocratiche sono veramente sempre peggiori. Risolviamo i problemi, c'è gente che ha bisogno, c'è gente che sta fuori, che sta in Tuguri, che ha bisogno delle case popolari. Qui c'è un'occasione unica, io penso che sia l'ora di doverle assegnare e vederle piene di gente. Bene, finché non le vediamo piene non siamo contenti, okay. E verremo, spero presto, a anche sentire se gli piace queste case finalmente alle persone che appunto arriveranno qui. Ci vediamo domani. Ciao.